Buona serata a tutti. No, non vi siete sbagliati. Stavolta ci sono davvero io dietro il bancone. Diciamo che ho chiuso Erika per un po' nella nostra zona cucina cesso di fantoziana memoria. Là potrà sbucciare le patate, pulire il piano di cottura e fare diverse altre esperienze che per lei sono assolutamente nuove. Oh, per una volta mi prendo io la soddisfazione di essere da questa parte. Mamma mia, come ci si sta bene! Oh. D'altronde è anche giusto che sia io a condurre questa puntata del Bar del Gotico, perché stasera parleremo solo ed esclusivamente di cucina, perché ho trovato questo libro fantastico. Guardate qui. Animali misteriosi e come mangiarli. Una perla. Vi assicuro, il menù del Bar del Gotico sarà assolutamente sfizioso e irresistibile d'ora in poi. Ah. Cominciamo a esporvi una delle specialità raccolte in questo ricettario. Questa tenera bestiola è il Kraken. Il suo nome ha origini norvegesi e significa aberrazione. Chissà perché ha un'aria così innocente. La mitologia scandinava ne parla almeno dal XIII secolo. Pare che abbia simpatiche abitudini, come emergere dall'acqua fingendosi un'isoletta per attirare i marinai. Attirarli per cosa? Per mangiarseli, mi sembra ovvio. I suoi tentacoli stritolano le navi e il suo becco corneo può tranciare in due un uomo adulto. Vedete, il bello del cucinare il Kraken non è neanche il piacere del palato che comunque c'è, è l'aspetto sociale dell'impresa. Bisogna essere in tanti per catturarlo, bisogna essere in tanti per cucinarlo. Insomma, cucinare il Kraken è un appassionante, intrepido lavoro di squadra. Non si può dire questo di tanti piatti, sicuramente non a questo livello. Fra l'altro, come si cucina un Kraken? Beh, supponiamo che si riesca a catturarlo, il che non è detto. Sicuramente il Kraken è ottimo marinato nel burro e anche cucinato alla griglia. Queste sarebbero le ricette preferite nel nord Europa. Ma noi lo amiamo cacciuccato alla livornese, da accompagnare con un bel vino rosso leggero della costa tirrenica. Bene, dopo aver parlato del Kraken, che è un piatto da conquistare con un sudato lavoro di squadra, parliamo ora di un'impresa da eroe solitario. Uccidere questo bestione è stato possibile a uno solo, il famoso Teseo. Stiamo parlando del Minotauro che conoscete di sicuro, l'omaccione con la testa di toro che si nutre di carne umana. Le sue fattezze un po' particolari sono dovute alla sua nascita. È figlio di Pasifae, regina di Creta, e di un bellissimo toro. Sì, avete capito bene, toro. Risparmiamoci le battute in questa sede. Comunque, l'altro cornuto, il marito Minosse, non se la sentì di uccidere il Minotauro. Era pur sempre figlio di sua moglie, la regina, quindi un principe di Creta. E poi il toro padre del Minotauro era stato inviato sull'isola dal dio Poseidone in persona, quindi diciamo che ci sarebbero stati dei problemini religiosi. Non potendo far fuori il bestio, Minosse lo fece rinchiudere nel labirinto, un palazzo talmente intricato da impedirgli di trovare l'uscita. E poi, per non fare mancare la pappa al figliastro, stabilì che gli ateniesi dovessero inviargli regolarmente un tributo di vittime umane. Beh, è una storia che sapete già. Dunque, come si cucina un minotauro? Naturalmente non va cucinato intero. Una delle sue parti del corpo è prelibata da degustare. I testicoli, sì, esatto, testicoli di minotauro in fricassea, secondo una ricetta proveniente dalla Camargue, una regione francese fortemente influenzata dalla cultura spagnola e quindi dove il toro la fa da padrone, anche in cucina. I testicoli di Minotauro in fricassea vanno sicuramente accompagnati da un vino gagliardo, per esempio Sangre de Toro, che già dal nome è perfetto. A questo punto, voi che non siete Teseo e non avete alcun Teseo ad aiutarvi, sicuramente vi starete domandando: e come ce li procuriamo, sti testicoli di Minotauro? Guardate, non chiedete a me, perché per parafrasare quello che dice il ricettario, io sono solo la cuoca, non sono una suicida stanca della vita. Questo sarà un problema vostro.
Se vi ricordate, già un'altra volta ho dovuto sostituire un ingrediente raro e pericoloso con un ingrediente un po' più umile e abbordabile. Vi ricordate? Purtroppo alla fine ho trovato solo le vongole normali al mercato. La vongola che mi hai detto tu non ce l'avevano da nessuna parte. Aspetta che ricontrollo il nome esatto, eh? Allora, tu mi avevi chiesto la vongola gigante della Devil's Reef. Ecco, quando sono andata al mercato e l'ho nominata ai pescivendoli, mi hanno guardato con una faccia così come a dire: ma questa qui cosa sta dicendo? Proprio. Quelli più informati mi hanno detto che sì, è una vongola che da qualche parte esiste, ma è praticamente introvabile. Non... Ecco, mi hanno detto di lasciar perdere. Quindi io ho preso le vongole. In quel caso, vi ricorderete, stavamo parlando dei luoghi di Lovecraft e anche ovviamente dei piatti tipici, degustabili in ciascuno di essi, e il problema con la pietanza del giorno erano proprio le dimensioni della vera vongola gigante della Devil's Reef, un grosso problema in tutti i sensi perché alcune delle vongole giganti della Devil's Reef possono raggiungere anche le dimensioni di un cane di piccola taglia o cose del genere. Ecco, non è esattamente quella cosa che qualsiasi pescivendolo tenga sul proprio bancone, anche perché è difficile pescarle senza diventare a propria volta la merenda della vongola. Però, se vi capitasse di passare da Innsmouth, assolutamente andate ad assaggiarvi un piatto di zuppa di vongole giganti, perché sono uno spettacolo. Vi consiglio soprattutto il vecchio ristorante del porto. Ecco, non è proprio un ristorante stellato. Potrete trovare molto da ridire sia sul servizio che sulla cordialità del personale che sulla pulizia, ma la zuppa di vongole giganti è veramente uno spettacolo. Se invece volete cucinarvela da voi con patate, carote, sedano e cipolle, vi consigliamo di comprarle sempre a Innsmouth in qualche pescheria del luogo. Come vino da abbinare potremmo consigliare un greco di tufo, ma gli abitanti di Innsmouth amano degustare questa pietanza accompagnandola con una buona stout irlandese dal sapore affumicato. Fra l'altro, sarebbe un tocco di tipicità, diciamo così, servire questa zuppa dentro una forma di pane scavata. È vero che il titolo della puntata è Animali misteriosi e come mangiarli. Ma qui al Bar del Gotico abbiamo anche ottime scelte per vegetariani e vegani e teniamo a farvele conoscere. Questa, per esempio, è imperdibile. Ormai per via di Harry Potter credo che chiunque abbia sentito parlare della mandragola. È l'ingrediente base amato da qualsiasi strega, perché è velenosa. Ha bisogno di una terra assai ricca in nutriente, quindi cresce volentieri nei luoghi ove molti cadaveri sono sepolti. Soprattutto ha una grossa radice che sembra proprio un ometto con gambine e braccine. Ecco perché la mandragola ha sempre avuto un posto nel cuore e nella curiosità degli alchimisti. Speravano di trasformare quella radice così particolare in un vero e proprio ometto, un servitore dei poteri soprannaturali. Comunque, supponiamo che le fattezze umanoidi della radice di mandragola non vi impressionino e anche che non vi dia fastidio morire avvelenati. Con la mandragola potete provare a realizzare un bel piatto unico: polpette vegetali croccanti con erbe aromatiche. Le polpette saranno ricavate dalla radice, mentre le foglie diventeranno l'insalata di contorno. Il tutto va accompagnato da un vino bianco e secco dall'aroma di frutta e macchia mediterranea. Come dite? Non volete morire avvelenati solo per soddisfare la vostra gola? Vi capisco, quindi sostituite la radice di mandragola con più innocue patate e non pensateci più. Il ricettario che vi abbiamo mostrato all'inizio fornisce anche le descrizioni particolareggiate su come raccogliere una mandragola in tutta sicurezza, viste le capacità letali che le sono attribuite, soprattutto quella di lanciare urla assordanti, simili al pianto di un neonato quando viene raccolta, urla in grado di uccidere chiunque si azzardi a sradicarla. In particolar modo vi servirà l'aiuto o di una vergine o di un cane nero. Personalmente, noi consigliamo di trovarvi un cane nero perché è meno raro e più reperibile. Ora torniamo nei luoghi di Lovecraft, per la precisione a Kingsport. È un villaggio antico e suggestivo sulla foce del Miskatonic. Una delle sue meraviglie è il celebre lago sotterraneo.
Sulle sue rive crescono funghi giganti unici al mondo per dimensioni, sapore e soprattutto effetti. Mentre li raccogliete dovete fare attenzione a un paio di cose. Non toccate le acque del lago, sono contaminate dai cadaveri di chi vi ha preceduto. E c'è anche un tipo strano che suona malissimo il flauto su una delle rocce a picco sul lago. Meglio non dargli troppa confidenza. Qualsiasi variante della ricetta preferiate, mi raccomando, quando cucinate in padella questi funghi, li dovete sempre sfumare con un pochino di lacrima di Azathoth, un rarissimo vino liquoroso che difficilmente troverete fuori da Kingsport. Mi raccomando, non inalate troppo le esalazioni della lacrima di Azathoth mentre cucinate, perché potrebbe farvi qualche strano effetto. Questa pietanza è assolutamente da accompagnare con il vermouth pnacotico. I funghi di Kingsport sono un piatto tipico della festività di Yule, che cade proprio nel periodo di Natale. Allora, cosa c'è di meglio a questo punto che non consigliarvi un'ottima ricetta natalizia? L'ingrediente principale è dato da una creatura che mai avreste pensato potesse essere commestibile. Guardate com'è carino, com'è natalizio! È il Krampus, il cosiddetto demone del Natale. Gli autori del ricettario dicono che è possibile trovarlo in Slovenia, Germania, Svizzera, Austria, Croazia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Compare il 5 e il 6 dicembre, insieme a San Nicola. San Nicola porta regali ai bravi bambini, mentre dei monelli si occupa proprio il Krampus, con strumenti educativi all'avanguardia come frusta e suoni orribili di corno e campanaccio. Beh, visto così, il Krampus può sembrare un po' troppo selvatico, ma vi assicuro che diventa prelibato e persino dolce se lo cucinate allo spiedo ripieno di mele, cipolle e datteri. E con che cosa va accompagnato questo tipico piatto natalizio? Ovviamente con dell'ottimo e natalizio vin brûlé. Certo, potreste essere scettici sul fatto che una pietanza a base di carne caprina vada accompagnata con il vin brûlé, ma il vin brûlé è perfetto per il Natale. E noi col Krampus e con le tradizioni natalizie non discutiamo, altrimenti il Krampus potrebbe pensare che noi abbiamo smarrito lo spirito natalizio e noi non vogliamo che si arrabbi, vero? Detto questo, vi saluto e vi invito a passare dal nostro bar del Gotico per provare i nostri nuovi sfiziosissimi piatti. Alla prossima! Latrina! Latrina, fammi uscire subito! Giuro che quando uscirò di qui non so cosa ti farò, eh!